Non so come sia successo, ma in qualche modo questi ghoul sono riusciti a convincermi a buttare via la mia vita e a suicidarmi. Perché non contento di tutti i problemi che ho avuto durante la mia peregrinazione nel Muave, ho deciso di aiutare dei ghoul che mi hanno chiesto molto gentilmente e senza pretendere assolutamente nulla di scendere nello scantinato dei mostri e liberarmi di supermutanti dotati di Star Boy. Quindi abbiamo dei supermutanti in grado di uccidermi con un singolo pugno, un bel One Punch Man per il povero Isomael. E dotati di Star Boy, quindi invisibili. E io che cosa ho detto? Ma certo, andrò lì sotto e vi aiuterò tutti, come è giusto che sia. Come no, come no. La verità è che quasi sicuramente non tornerò a casa. Quasi sicuramente morirò. E prima di partire è meglio se controllo tutto quello che può salvarmi la vita là sotto. Allora, ho sufficiente steampunk e sunset sarsaparilla. Poi, teoricamente ho un po' di acqua purificata. La mia armatura del centurione che dovrebbe aiutarmi abbastanza. Ma non sono del tutto sicuro del fucile. Credo che le pistole non siano la migliore cosa da utilizzare, prima di tutto. Perché per quanto siano veloci, non sono sufficientemente letali per uccidere quei maledetti mostri. Ma io mi chiedo che cosa veramente. Ah, che pareva. Ah, non ti ho neanche preso, eh. Ok, non ho fatto te in tempo a scendere e a mettere piede fuori dalla casa degli amici ghoul, che un ghoul feroce, un ghoul feroce, uno di quelli che teoricamente sto tentando di aiutare, solo che questo è ancora più pazzo, anzi non sono sicuro che sia più pazzo, perché dall'altra parte abbiamo dei ghoul feroci che almeno hanno perso la ragione, dall'altra abbiamo degli idioti che si vogliono ficcare su dei missili per raggiungere il non so cosa, l'Eden o qualcosa di simile. E io sono ancora più stupido perché accetto di aiutarli. Prima di scendere, fammi vedere cosa posso trovare qua giù. Teoricamente, nulla, nulla di buono. Però non sono per così sicuro. Questo posto comunque è stato razziato dagli abitanti del luogo, per cui non posso neanche lamentarmi. Una macchinina. Vuoto, vuoto. Hanno razziato questo posto per anni. Cosa mi aspettavo di trovare? Non ne ho la più pallida idea. In ogni caso, continuerò. Oh, inutile. È inutile rimandare l'inevitabile. Se quest'oggi è scritto che Isamael morirà, Isamael morirà con stile. Ed eccomi qui. Le fornaci dell'inferno mi hanno già richiamato. Già sento le fiamme sopra il mio corpo. Chi diavolo me l'ha fatto fare? E non serve neanche aguzzare le orecchie, aguzzare la vista, quel cavolo che volete. Perché in ogni caso loro sono invisibili, capite? Sono invisibili. È vero che teoricamente lo Stealth Boy non ti rende completamente invisibile, però la cosa continua a non piacermi. Maledizione, la verità che me la sto facendo sotto. E non nel modo migliore. Accidenti, ma che me l'ha fatto fare di scendere qua sotto? Ho paura! Ho paura! Oh mio Dio, un super mutante con la testa mozzata. Dunque, o qui potrei trovare un alleato. O teoricamente c'è qualcosa di peggiore di un supermutante. Qualcosa in grado di ucciderli in questo modo. Uno Star Boy può aiutare. Almeno ho trovato qualcosina. In ogni caso, prima di andare avanti, è chiusa. E ovviamente le mie competenze come scassinatore mi precludono ancora una volta. Maledizione! Porco!
Senti, senti, possiamo parlarne, possiamo parlarne. Ehi, non c'è bisogno di essere in civili, non c'è bisogno. Me ne vado. Oh cazzo, questa l'ho sentita tutta, questa l'ho sentita tutta. Muori, 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 maledizione. Wow, quanto pare anche io sono in grado di decapitarvi. Il combattimento deve aver richiamato l'attenzione di qualcuno. Lo ammetto, ragazzi, me la sono fatta nelle mutande. Non è stato bello. Forse è meglio censurare. Oh, porca puttana. Non è aggressivo. Non mi ha attaccato. Cos'è, Hunter? Abbiamo un visitatore. Un assassino più facile. Io dico uccidilo, Hunter, per sicurezza. Eh? Ok, Hunter, chiedo. Ciao, umano. Perché tu è venuto qui? Oh mio Dio, quanto sei brutto. Tanto per iniziare, chi diavolo è Hunter? Chi diavolo è Hunter? Chi? Io non vedo nessun altro a parte te in questa stanza. Dimmi chi è Hunter. Non ti scaldare, Hulk grigio. Hunter, l'umano chiede di te. Cosa gli dico? Va bene. Sì, certo. Chi è Hunter? Non importante per te. Hunter vuole tu tratti con me. La verità è che non c'è nessun Hunter. E tu probabilmente sei ancora più pazzo di quegli idioti che sono là sopra. Ma dove sono arrivato? Sono arrivato nella fabbrica dei pazzi? Non è possibile. Tra l'altro io credo di essere il più pazzo tra tutti, perché sono venuto qui, mi sono ficcato in questa situazione e rischio di morire in ogni momento. Ma non solo rischio di morire perché voi rischiate di separare la mia testa dal mio collo, ma rischio di morire soprattutto di paura, perché l'ultimo che ho affrontato mi ha quasi fatto venire un infarto. E tu pagherai per questo. Avrai a che fare con il mio avvocato se continuiamo così. Dimmi, Andrea, qualcosa? Umano, sul serio. Ultimo avvertimento. E dimmi, che cosa mi farai, eh? Sono già abbastanza pazzo da stare qui dentro. Prova a staccare la mia testa dal mio collo e io staccherò te dal tuo Hunter. E soprattutto farò sparire quel teschio. Maledetto. Perché devono farmi incazzare? Oh, chi sei di preciso, idiota? Io sono devoto ad Hunter. Ma prima di Hunter... Sono esasperato. Capitano, una volta. Eri un capitano? E di che cos'altro? Davison. Di che cosa eri capitano? Dimmelo. Schizofrenico, pazzo idiota che parla con un amico immaginario. Ma dopo tutto non è poi così strano. Molto orgoglioso. Anch'io sto parlando con delle persone che non ci sono. Giravamo nel deserto. Vita senza maestro era dura. Le menti degli altri diventano strane. Diventano pazzi. Ma va? Ma poi ho trovato per noi nuovo maestro. Ho trovato Hunter. Quindi sei diventato il re dei pazzi. Tutto va molto bene. D'accordo. Dunque, giravate nel deserto. Siete impazziti. Tu sei impazzito più degli altri. Hai trovato un amico immaginario e gli hai fatto credere che è il vostro maestro. E poi li hai portati qui. Per che cosa? Forse posso aiutarti. Bene. È meglio non nominare qui. Hunter ci ha portato qui per un motivo. Trovare una cosa piacevole. Quale, Hunter? Bene. Un pezzo di carta. Fattura di spedizione. Sei solo uno spazzito, vuoi portare via gli Stat Boy. Bugiardo. Mandati qui tanto tempo fa. Ma Stat Boy devono essere nella stanza. Quella dove non abbiamo cercato ancora. Quella dove non possiamo cercare. E dimmi perché non puoi perquisire quella stanza. In ogni caso, io non sono sicuro di volerti lasciare con gli Stat Boy. Quegli Stat Boy potrebbero salvarmi una vita in futuro. Ma non sono neanche sicuro di poterti contrastare, non so in quanti siete. E sono anche abbastanza impaurito dal tuo aspetto e soprattutto hai una mazza... Ho una spada abbastanza grossa da dietro. In ogni caso, perché non puoi perquisire l'ultima stanza? Un ghoul
ma non soffice come gli altri. Questo ghoul è duro. Hai trovato pane per i tuoi denti. Che Antler avesse detto: manda la mia gente nella stanza. Ma tre sono morti. Ghoul è ottimo tiratore. Potrei sfruttarlo. E mette anche trappole. Potrebbe essere un alleato. Capisco che ho sentito male Antler. Allora chiudo a chiave porta per tenere fuori. Hai semplicemente cambiato idea, non c'è nessun Antler. Mi dica cosa fare. Poi vieni tu. Antler dice tu sei soluzione. Ma fammi il favore. Hai solo visto me e hai pensato a una soluzione. Quasi quasi glielo faccio saltare in aria col teschio. Ok. Potrei ucciderlo, ma potrei avere contro tutta la sua gente. E non mi sembra il caso. Troverò gli Stat Boy per te se la tua gente lascerà questo posto. Sì. Antler dice che ce ne andremo da qui non appena abbiamo Stat Boy. Ma non voglio più rivederti, lascia, sia chiaro. Lascia che ti dia chiave. Antler mi ha fatto chiudere porta. Ghoul dentro non aspetta un umano. Forse non ti sparerà, o forse sì. Quindi ho davanti a me due soluzioni. Uccido il ghoul immediatamente, o scendo a patti con lui e gli faccio abbandonare quel posto. Teoricamente credo di preferire un ghoul, però un ghoul che è riuscito ad ammazzare tre di questi cosi insieme e che soprattutto è un tiratore scelto, probabilmente non sarà semplice. E non fammi vedere. Potrei stenderlo da qui. Forse no. Oh sì che posso. Posso farti saltare la testa a posto. È finita. Vedi com'è facile portare a termine le missioni quando ci si pensa. Bene, amico mio, la situazione è stata risolta. Abbiamo concluso i nostri affari. Puoi entrare. Antler canta per Stealth Boy. Hai trovato loro? Quindi devo proprio prendere tutti gli Stealth Boy. Il problema è che io ho ucciso quel tipo, senza neanche tanti problemi. Ma questa stanza mi puzzano un poco. Ho la netta sensazione che il nostro amico l'abbia disseminata di trappole. Potrei sbagliare, ma qualcosa mi mette in guardia. Questa potrebbe essere la mia morte. Anche se ho già ucciso il suo guardiano, questa stanza potrebbe portarsi via la mia vita in egual modo, se non sto ben attenta. Intanto vedo che a terra abbiamo delle belle tagliole. Maledizione, devo muovermi con cautela. Con molta cautela. Fammi vedere. Non vorrei aprire quella porta e trovarmi ucciso. Siamo sicuri che non abbia un meccanismo. Non dovevi uccidermi. No, che cosa può aver messo in trappola? Che cosa può aver fatto quel ghoul? Che diamine può aver preparato? Sicuramente questa stanza non è sicura come sembra. Ne sono certo. Scarafaggio radioattivo, quindi quel tipo è sopravvissuto qui sopra mangiandosi degli scarafaggi. È disgustoso. Ma non è finita qui. Terminale. Errore di spedizione. Anzitutto lasciatemi dire che tutti qui sono entusiasmi della fusione. È bellissimo fare È bellissimo fare parte di un'azienda come la Robco. Abbiamo dei nodi nella catena di distribuzione. Ieri qui è stato consegnato un mucchio di casse contenenti 24 dozzine di apparecchi chiamati Stat Boy. Posso chiedere che cosa sono? Davvero ti rendono invisibile? Mi pare una cosa da matti. Che cosa penserà poi la Robco? Fatemi sapere se il carico è arrivato qui per sbaglio. Nessun problema se non lo è stato. Scommetto che ci si può divertire molto con queste cose. Grazie, Bill Martin. Cattiva condotta sul posto di lavoro.
Alla luce degli eventi sconvolgenti di ieri, con la presente tutti i dipendenti hanno l'ordine di leggere con attenzione le politiche della Raikon, inerenti alle molestie sessuali e al comportamento sul posto di lavoro. Cosa? Ah, vecchio mondo. Molestie sessuali. Ah, magari fossero questi i lavori di oggi, i problemi di oggi. Inoltre, nonostante non sia affermato esplicitamente nel manuale del dipendente, l'uso non autorizzato di hardware militare contro i propri colleghi è motivo di licenziamento immediato. Ma va? Quindi la gente utilizzava le armi senza problemi perché non c'erano regole scritte? Ok, vi stiamo rimandando indietro due casse di apparecchi denominati Step Boy. In base alla polizza di carico, ogni cassa contiene 12 dozzine e 144 di apparecchi. A causa di un errore di un dipendente non mio, una cassa è aperta e mancano 5 Step Boy, mi dispiace. Ah, rubavano sul lavoro, niente di nuovo. Gli Step Boy in ogni caso non sono qui. Stavo pensando di uccidere Davidson per tenermi gli Step Boy. Se l'avessi preso di sorpresa come quel ghoul, sicuramente ci sarei riuscito. Almeno credo. O forse mi sto semplicemente sopravvalutando, come sempre. E in ogni caso, devo riparare un paio di cose, credo. Sono, come al solito, sono molto pesante. Devo trovare un modo per limitare di nuovo il mio peso. La cosa migliore sarebbe buttare qualcuna di queste pistole. Ah, facciamo così, buttiamola. Non ho lo spazio necessario. Anche un revolver va bene. Il Reaper invece me lo tengo, il corpo a corpo può aiutarmi. Ok. Mi chiedo, io ho ucciso quel tizio. Ormai l'ho fatta franca, l'ho mandato all'altro mondo. Ma se quel tizio avesse avuto qualcosina di interessante addosso, dov'è che è finito soprattutto? Oh, devo stare attento, le trappole potrebbero essere messe ovunque. Oh, ma buongiorno. Un fucile da caccia? No, non mi interessa. Munizioni? Le munizioni invece fanno sempre bene. Ma chissà, perché un fucile da caccia potrebbe essermi utile. Voglio prima vedere un attimo come. Allora, fucile da caccia. Bonus occasionale colpi letali. Ma però la visuale è sempre quella. Nulla di speciale, insomma. Ma sono comunque sempre troppo pesante. Io devo avere qualcosa di stupido addosso. Qualcosa che mi pesa più di quanto dovrebbe. Mi dispiace per questi rottami elettronici che teoricamente potrebbero aiutarmi. Ma devo assolutamente liberarmi di alcune cose. Perché come sempre il sottoscritto si ritrova troppo pieno di roba. Mi sono caricato di cose a non finire apposta per questo combattimento. La mira non è servita a niente. Il problema sapete cos'è? Mi dispiace buttare via la roba. Ah, effetti più 10. Ma ho letto questo libro. Teoricamente sarebbe stato meglio tenerselo, però fa niente. Fixer, per il momento me lo tengo. Dovrei essere a posto, no? Non sono abbastanza veloce, però meglio di niente, giusto? Oh, era caduto qua sotto e non me ne ero neanche reso conto. Munizione. Oh, molto bene. Mi ha droppato un'armatura che mi sarà utile. Ovviamente solo per riparare la mia. Vestito da commerciante. Vestito da commerciante. Molto bene, Arte. Non ho la minima idea di chi tu fossi, ma ne ho sacrificato uno per salvarne molti. Mi dispiace averti ucciso, ma la decisione era: o ti aiutavo e sicuramente mi avresti chiesto di fare qualcosa di estremamente pericoloso, avrei perso il mio tempo e avrei rischiato la mia vita per uno sconosciuto di cui non me ne frega sostanzialmente nulla, o aiutavo questo tipo
che si porta dietro. Che cazzo è? Un pezzo di un'ala, di un aereo? Stai lontano da me e non darmi il dedo. Antler Camera per Stealth Boy. Hai trovato loro? Non ci sono Stealth Boy in questo edificio, amico mio. Bugiardo! La fattura diceva Stealth Boy qui. Antler l'ha letta a me. Antler si sbagliava. Idiota. Ma nota fattura diceva Stealth Boy erano qui. Perché nota non può essere. Senti, vera. Vai a controllare per i cazzi tuoi. A me non interessa. Antler! Ma umano potrebbe mentire. Non ho rubato niente. Se continui così, avremo dei seri problemi. Antler, ti fidi così facile? Tuo giorno fortunato, umano. Antler ti crede. Nightkin seguiranno nuova nota per trovare gli Stealth Boy. Conviene essere là. Se non saranno là, che cosa farai? Tornerai per me? Prova a tornare. Quando tornerai sarò pronto e ti ucciderò. Oh, questa storia è stata conclusa in maniera più semplice di quanto pensassi, in ogni caso. Mi è bastato uccidere quell'idiota. In ogni caso io, se possibile, amico mio, ti cammino dietro. Giusto per essere protetto. Qualsiasi cosa arriverà, sicuramente... Oh! Maledetti idioti. Gli Stealth Boy ce li avete voi. E come se ce li avete voi? Maledizione. Che diavolo avete in mano? L'unico anello. Lasciatemi in pace. Me ne vado. Addio. Questa storia è conclusa. Isamael è riuscito a portarsi a casa la pelle e non ho neanche preso così tanti danni. Tutto sommato è stata una vittoria. È stato un trionfo enorme per me. No, forse non è stato un trionfo per tutti. Perché tutto sommato quel povero Arden si è trovato ammazzato senza neanche rendersi conto e senza sapere neanche il perché. Beh, Arden si è stato sacrificato per il tuo popolo, credo. Almeno io dopo è scontato che essendo Ghoul tu stessi con loro. I Ghoul sono tutti uguali, giusto? Questo mi sembra tanto... No, forse no. In ogni caso, Arden, la tua vita è stata sacrificata per permettere a dei Ghoul di saltare in aria da qualche parte, credo. Di sicuro per me non raggiungeranno un luogo benedetto dai Ghoul, non lo so, la terra promessa dei Ghoul, quel cazzo che vuole raggiungere quell'idiota di Jason Bright. Jason Bright, tutto sommato, la storia è conclusa. Io ho fatto quello che volevi e ora puoi partire. Levati dai coglioni. I demoni se ne sono andati. Sia lodato il creatore e che tu sia benedetto, Girovago. Via libera. Attraverserò lo scantinato con il mio gregge fino al luogo sacro. Spero che verrai a trovarci, Girovago. C'è molto da fare. Sì, va bene. Addio, Gesù. Perché diamine dovrei raggiungervi ancora nello scantinato? Non è ora di levarsi dai coglioni. Perché diavolo devo aiutarvi di nuovo? Maledetti idioti. Oh, non c'è mai nulla di semplice. Ve l'ho già detto, no? Non c'è mai nulla di semplice. Tutti cercano di approfittarsi del povero Isamael. E Isamael ovviamente si fa sfruttare perché Isamael ha una coscienza e non si è dimenticato quei due poveretti che si sono sacrificati per voi. Andando in pasto alla legione. Che diavolo? Che cazzo hanno in testa, sti? Oh, ora che ci penso, mi ricordo che un tempo dicevano che gli umani avevano raggiunto lo spazio. Erano andati sulla Luna, per quello che riesco a ricordare. E a quei tempi l'essere umano ancora sognava di viaggiare nello spazio. Avevamo ancora dei sogni. Avevamo altri progetti, pensavamo ad altro, oltre che a sopravvivere. Ora l'unica cosa che ci interessa è portare a casa la pelle, mettere nello stomaco qualcosa alla fine della giornata e non morire. E di modi per morire in questo mondo ce ne sono tanti. Radiazione, disidratazione. Può morire anche di fame. Oh, molto più spesso si muore per una pallottola ficcata nel cervello.
che è praticamente la morte più comune a cui si possa aspirare in un mondo come questo. Non è che io mi stia lamentando, però mi sarebbe piaciuto vedere com'era il mondo prima di quello che abbiamo creato noi. Anzi, io non posso dire di averlo creato. Io non c'entro assolutamente nulla con quello che è successo. Però i nostri antenati si sono divertiti e ci hanno lasciati in eredità l'inferno. Da quello, almeno credo che sia l'inferno. Da quello che ho imparato sul passato, un tempo la Terra era bellissima. Non era un cumulo di macerie. Non era un pianeta dato alle fiamme. Un pianeta distrutto e meno amato. Era uno dei pianeti più belli che si potessero vedere. Beh, sto diventando troppo sentimentale, finiamola qui, dai. Ho aspettato per parlare con te un'ultima volta prima di scendere alla zona di lancio. Voglio dirti che ricorderemo per l'eternità il modo in cui ci hai accompagnato fino all'inizio del grande viaggio. Bene. I preparativi sono quasi finiti, ma mancano ancora alcuni componenti. E sono sicuro che tu vuoi che io vada a cercarli. Girovago, se vuoi ancora aiutarci. Non sono sicuro di volervi aiutare, però il mio compito è farvi sparire da qui. Girovago, non sappiamo come ringraziarti. Il tuo arrivo è stato una benedizione. Non ti dimenticheremo mai. Non ti preoccupare, vedi di partire e di saltare in aria ovunque tu vuoi andare. Cos'è? Parliamo di Chris. Dopo ciò che hai fatto per noi, ti meriti. Sì, perché si crede un ghoul? Quando Chris venne da noi, cercammo di convincerlo della sua natura umana, ma riuscimmo solo a farlo infuriare. Sembrava perso. Decidemmo di farlo restare con noi per alcuni giorni e ci rendemmo conto che le sue abilità tecniche erano molto superiori alle nostre. Quindi l'avete sfruttato, l'avete fatto credere di avere una famiglia, di essere uno di voi, e poi l'avete sfruttato. Fu altrettanto chiaro che Chris doveva lavorare nella beata ignoranza. Sei solo uno stronzo. Sei solo uno stronzo. Lo hai usato, lo hai illuso. E ora che cosa ne farai di lui? Essenziali per la riuscita del grande viaggio. Sono convinto che il creatore. Tu sei solo uno sfruttatore, Jason Bright. Non sei diverso dagli altri pastori. Siete due redentori. Quindi, dopo aver sfruttato Chris, avevi fatto credere di essere un membro della tua, della tua famiglia, avevi fatto credere che è un ghoul, lo lasci qui. Ma immagino che ha detto che se Chris ci accompagnasse, non sopravvivrebbe che pochi. Ovviamente non può sopravvivere alle radiazioni che voi potete immagazzinare. La radioattività del far beyond è molto più forte. Va bene, l'hai veramente fregato, amico mio. Non sono contento di nascondere la verità a Chris, ma è la volontà del creatore e io devo obbedire. Jason, lasciatelo dire, sei solo un grandissimo pezzo di merda. E ora che ho finito con te, bah. Bene, amici miei, per oggi io prendo congedo. Ne ho avuto abbastanza di ghoul, di umani. Tutto sommato non sono molto diversi. In fin dei conti ghoul sono umani. Umani che non so se chiamarla evoluzione o meno, o mutazione. Direi che più che altro una mutazione. Le radiazioni non sono riusciti ad ucciderli, loro sono diventati immuni e questi idioti credono di riuscire a raggiungere la terra promessa con dei razzi. La prossima volta vedremo se salteranno in aria. Io sono Isamael, questa è la mia storia e spero che vi sia piaciuta per oggi. Alla prossima.